Ultimato e collaudato nel dicembre 2011, il centro cuore di Reggio Calabria non è mai entrato in funzione. Dotato di 2 sale operatorie, 20 posti letto, ambulatori e locali, si trova al secondo piano dell'ospedale Bianchi Melacrino Morelli della città. Avrebbe dovuto arginare l'annoso fenomeno della migrazione sanitaria per patologie cardiovascolari, i cui costi ricadono pesantemente sui bilanci della Regione Calabria. La sanità pubblica lo sta ancora pagando, con un leasing da 18 rate di oltre 500.000 di euro l'una, oltre a sostenere le spese per la manutenzione onerosa di macchinari mai utilizzati. Le ragioni del mancato uso sono anche da ricercarsi nella impossibilità di assumere il personale medico e paramedico specializzato che avrebbe dovuto consentire l'attivazione e l'entrata a regime della struttura, a causa del piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria. Secondo il rapporto della Guardia di Finanza alla Corte dei Conti, il danno erariale ammonta ad oltre 40.000.000 di euro e a farne le spese, oltre al contribuente ovviamente e ai cardiopatici calabresi, potrebbero essere 6 funzionari pubblici segnalati dalle Fiamme Gialle alla Procura regionale della Magistratura Contabile.